Scusate il leggero ritardo, ma eravamo al telefono con il ministro della Marina Mercantile greco proprio prima di entrare qui in conferenza stampa per scambiarci gli ultimi dati, a cui abbiamo assicurato che oltre il lavoro già fatto noi continueremo in questo momento a scandagliare il mare per verificare se ci fossero ancora dei dispersi. C'è stato, quindi c'è la nostra massima disponibilità a mantenere gli assetti che abbiamo per verificare ancora tutto quello che potrebbe essere fatto, però possiamo già dire con veramente un orgoglio notevole che il lavoro fatto da tutti i nostri corpi dello Stato, qui abbiamo il Corpo delle Capitanerie di Porto, la Marina, e abbiamo l'aeronautica, ma poi sapete che c'è stata la collaborazione anche dei vigili del fuoco, ci sono stati interventi anche di rimorchiatori che sono stati, diciamo, attivati perché potevano servire, cioè c'è stata una mobilitazione veramente a 360 gradi di tutto quello che poteva servire perché la situazione era una situazione assolutamente drammatica. Noi oggi possiamo dire che sono state salvate 427 persone e anche due cani, perché c'erano anche due cani a bordo e sono stati salvati anche loro. Ovviamente esprimiamo dolore per gli 8 morti, che sono i corpi al momento ritrovati, di cui conosciamo per ora l'identità del primo, che era un greco di cui, diciamo, era già stata data notizia, mentre per quanto riguarda l'identità delle altre 7 persone non abbiamo ancora contezza. E su questo, diciamo, ovviamente è un punto di dolore su una situazione che è stata gestita con grandissime capacità e con veramente una professionalità incredibile da tutte le nostre donne e i nostri uomini che si sono impegnati. Io vorrei leggervi, perché ho chiesto ovviamente il permesso a chi mi ha mandato questo SMS e mi ha detto anche che potevo dire chi è, che è Roberto Cingolani, che è il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che come sapete è un importante istituto che ha sede a Genova, quindi io lo conosco da anni, e lui era su una nave, mi dice: cara Roberta, sono nella grande nave passeggeri che da stamani alle 5 si è fermata per ospitare i naufraghi del traghetto in fiamme al largo di Otranto. Stava andando ad Atene perché la moglie è greca, ho potuto seguire dal vivo e da 100 metri di distanza le operazioni condotte dalla nostra Marina. Sappi che hanno fatto cose fantastiche, Marina, Aeronautica e Guardia delle Capitanerie di Porto. Nonostante le onde di 5 metri, il vento a 50 nodi e le fiamme hanno salvato un sacco di persone senza fermarsi mai, con quegli elicotteri guidati in maniera incredibile. Nella nostra nave tutti sono ammirati da questi eroi italiani. Resteremo qua tutta la notte, continueremo a fare il tifo per loro e a dare una mano ai naufraghi portati a bordo. Oggi sono stato orgoglioso di questa Italia seria. L'ho voluto leggere perché è una testimonianza, diciamo, dal vivo di una persona che si trovava lì per caso e che ha voluto testimoniare, diciamo, come ha visto un'operazione che per noi che siamo stati distanti non è neanche semplice raccontare in tutta la sua complessità, perché fare interventi con elicotteri, anche di notte, con il fumo che c'era, con quelle condizioni di vento, con quelle condizioni di mare, è stata un'operazione veramente complicata. Devo dire che ci siamo sentiti in questi due giorni insieme, ovviamente, noi eravamo sempre collegati a livello di governo italiano, però ci siamo sentiti anche con le autorità che potevano essere coinvolte, il ministro Lupi con il ministro greco, io mi sono sentita con il ministro albanese perché anche l'Albania aveva mandato una nave e comunque aveva messo a disposizione i porti fosse stato necessario l'attracco, che come sapete uno dei tentativi era anche quello di trascinare la nave, ma poi i cavi si fondevano per i problemi che c'erano del fuoco a bordo. Quindi da questo punto di vista tutto abbiamo seguito con estrema attenzione e quello che possiamo dire è che davvero un ringraziamento per tutti coloro che si sono prodigati senza risparmiare nessuna fatica. Noi siamo stati questa mattina a incontrare nelle sale operative coloro che hanno seguito le operazioni, diciamo, da qui dal centro, che è comunque punto fondamentale. Siamo andati alla sala operativa delle Capitanerie, a quelle della Marina, poi mi sono recata al punto di situazione fatto dall'Aeronautica.
Devo dire, ovviamente si è lavorato non solo di soccorritori, ma tutti coloro che erano impegnati tutta la notte, e come era ovvio che si facesse, con però la difficoltà maggiore, perché di notte, oltre al buio, ci sono state comunque condizioni meteo che sono ulteriormente peggiorate. C'è stato un momento in cui si temeva che la nave avesse un'inclinatura che poteva, diciamo, rischiare una situazione peggiore di quella che si è verificata, quindi si temeva anche su questo, però ci eravamo messi, avevamo previsto, diciamo, anche il peggio in questo senso, inviando una nave che potesse avere dei soccorsi a mare nel caso fosse successo che la nave non avesse resistito. Fortunatamente, diciamo, si è riusciti invece poi a salvare, e sapete che il salvataggio è avvenuto attraverso gli elicotteri che incessantemente hanno continuato, diciamo, a trasportare le persone. Io passerei la parola al Ministro Lupi, che dava un po' di numeri rispetto a tutte le cose che sono state fatte. Sì, buonasera a tutti, e come ha detto il Ministro Pinotti, era doveroso, giusto e necessario che ci fosse un intervento eccezionale per una situazione drammatica ed eccezionale. Ha fatto bene il Ministro Pinotti anche a dire che nel momento in cui possiamo essere contenti tutti che 427 persone sono state salvate, è evidente che il pensiero va alle persone che in questo momento, agli 8 morti, e ci auguriamo che non ci siano altri dispersi, ma in questa conference call che abbiamo tenuto insieme il Ministro della Difesa e il Ministro, appunto, dei Trasporti con il governo greco, abbiamo continuato a garantire in queste ore l'impegno, che il nostro impegno del governo italiano continuerà proprio nel verificare se si possano trovare ulteriori dispersi, e non abbandoneremo ovviamente la zona. L'intervento è stato eccezionale, a tal punto che, coordinato da ieri mattina dalla Presidenza del Consiglio e poi con i tre ministeri coinvolti, il Ministro degli Esteri, il Ministero della Difesa e il Ministro dei Trasporti, dalle 6:30 di ieri mattina fino alle 14:50 di oggi, senza interruzione, c'è stato un continuo lavoro incessante in situazioni quali quelle che avete potuto vedere da tutte le immagini che avete potuto assistere, proprio con l'unico obiettivo di salvare quelle vite umane. Siamo rimasti in contatto sia con la Grecia, la Turchia, l'Albania, e anche l'Europa si è direttamente coinvolta ed era in contatto con tutti noi. La DG Move dell'Unione Europea ha partecipato ed è stata coinvolta nell'essere informato continuamente delle operazioni che stavamo facendo. I mezzi che sono intervenuti, anche su indicazione di tutti noi, del Presidente del Consiglio, ma condiviso da tutti noi, non abbiamo voluto risparmiare nessun mezzo che potesse essere utile per salvare quelle vite umane. Però i numeri che vogliamo darvi danno la dimensione dello sforzo che come governo italiano abbiamo messo in essere, tra l'altro in un'azione di coordinamento eccezionale, a dimostrazione che lavoriamo tutti insieme e che anche l'altra professionalità, no, io anch'io voglio ringraziare, come ha fatto il Ministro Pinotti, gli uomini e le donne che si sono impegnate ore dopo ore incessantemente nel salvataggio di queste persone. Sono intervenuti 12 elicotteri, di cui 3 dell'aeronautica, 2 della Capitaneria di Porto e 7 della Marina Militare, 2 aerei della Capitaneria di Porto, un Atlantic dell'aeronautica militare, 3 motovedette della Capitaneria di Porto, una nave anfibia San Giorgio, comando tattico a bordo, ed è stato utilissimo e indispensabile proprio nella nottata di ieri, perché è quello che ci ha permesso questa notte, nonostante le condizioni, di accelerare il salvataggio delle persone attraverso gli elicotteri, perché è stata la base, poi spiegherà bene, saranno loro a rispondere alle vostre domande anche più puntuali, ma siamo riusciti nella nottata di questa notte a salvare oltre 100 persone, proprio grazie alla base d'appoggio della nave anfibia San Giorgio, un cacciatorpediniere della PEN, 5 rimorchiatori e 9 navi mercantili. Questo è stato l'impiego di mezzi che era assolutamente indispensabile, necessario, vista l'eccezionalità e la gravità del caso. Le 427 persone che sono state salvate
e siamo appunto in contatto con il governo greco, perché voi sapete che il punto di partenza è stato Patrasso e quindi la lista d'imbarco, la coincidenza tra la lista d'imbarco, se erano effettivamente le persone solo prenotazione ed effettivamente gli imbarcati, dovrà essere riscontrata con la lista ovviamente che stiamo mandando proprio in questi minuti, la lista dei nostri dei passeggeri e delle persone che sono state salvate. Appunto, delle 427 persone salvate ci sono 56 persone dell'equipaggio, 22 italiani e 34 greci, e dico solo le nazionalità più importanti: ci sono 234 passeggeri di origine greca, di nazionalità greca, 54 di nazionalità turca. Poi abbiamo 22 albanesi, di italiani 22, 18 della Germania, tedeschi, e poi c'erano 10 svizzeri. Poi ovviamente seguono altri passeggeri di diversa nazionalità. Noi, come continueremo ancora in queste ore a verificare e a monitorare, però ci sembrava veramente utile, necessario, veramente dire un grazie di cuore a tutti coloro che hanno in questi due giorni sono stati coinvolti in questa operazione eccezionale di salvataggio. E speriamo e ci auguriamo che oltre agli 8 morti non ce ne siano altri. Ma oggi dobbiamo innanzitutto guardare alle 427 persone che sono state salvate, che certamente hanno subito un fortissimo disagio, ma che oggi, con cui oggi noi possiamo guardare alla possibilità di una vita che continua. Credo che sia utile a questo punto, se ci sono delle domande, che ovviamente le persone che poi sono stati i veri protagonisti, perché noi abbiamo coordinato il lavoro, ma i veri protagonisti sono qui ed è giusto che loro rispondano eventualmente alle vostre domande più puntuali e più tecniche. Francesca Lagorio, TG3. La Guardia Costiera in questo momento parla di 38 dispersi. Voi avete dei riscontri? No, guardi. Ammiraglio Angrisano. Sono l'ammiraglio Angrisano, buonasera a tutti. Sono il comandante generale delle Capitanerie di Porto. A noi risultano 8 deceduti. Stiamo lavorando con l'assetto aereo nostro e della Marina Militare, più un assetto greco, per continuare le ricerche di eventuali naufraghi. Volevo dire questo, che il tutto è iniziato alle 4.50 di ieri. Alle 4.55 la Grecia assume il coordinamento di questa operazione di soccorso. Come Stato frontaliero abbiamo offerto al governo greco la disponibilità di nostri mezzi, 3 motovedette, 2 elicotteri, a cui poi si sono aggiunti altri mezzi, altri velivoli della Marina Militare. Alle 9 si è deciso di assumere noi l'intero coordinamento delle operazioni. Da quel momento sono finite in mare solamente 2 persone che abbiamo recuperate vive. Lo sforzo è notevole. Posso dire una cosa che mi inorgoglisce: ho visto tanti cuori lavorare per la situazione drammatica. Quindi io volevo ringraziare il ministro Pinotti, il ministro Lupi, il presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno fatto sentire la loro vicinanza, il loro affetto. E questo ci ha spinto a lavorare meglio. E è inutile che ringrazi l'ammiraglio De Giorgi, perché la capacità dell'ammiraglio operativo c'è stato di guida e c'è stato anche di grosso ausilio e di modello. Grazie.
so se funziona. Enrica Agostini di Renews 24. Mi scusi, ammiraglio, la ringraziamo e noi ovviamente diciamo anche noi tutti grazie a chi è intervenuto, però non ha risposto alla nostra domanda, anzi alla domanda della collega. 38 dispersi, dice il governo greco. E poi la seconda domanda che volevo fare è questa sua, quando lei ha detto alle ore 9 abbiamo assunto noi il coordinamento, e lo chiedo ai ministri, significa che in qualche modo era stato carente il primo coordinamento, che dunque questa polemica sugli interventi sia legata a questo? Grazie. Io poi vorrei anche che l'ammiraglio De Giorgi potesse appunto intervenire, ma forse perché abbiamo appena finito questa conference call con il ministro della Marina Mercantile proprio su questo tema dei dispersi, eccetera. Perché noi non ci pronunciamo sulla questione dei dispersi, eccetera? Perché c'è una lista di imbarco e ovviamente ci sono i nomi che stiamo consegnando delle 427 persone che sono state salvate, di cui, come abbiamo detto, ci sono 56 membri dell'equipaggio e ovviamente per differenza il resto sono passeggeri. Spetta ovviamente al porto d'imbarco verificare la coincidenza tra la lista d'imbarco, era solo una lista di prenotazione o poi sono stati effettivamente, noi oggi non possiamo ovviamente pronunciarci su questo, tant'è vero che il Ministro della Difesa ha prima confermato al Ministro greco che proprio per questo non si interrompe il nostro sforzo, proprio perché ovviamente non possiamo noi oggi conoscere il numero esatto, è 458, 473, questo non, sarebbe sbagliato in questo momento intervenire su questo, quindi Noi stiamo mettendo a disposizione a questo punto dell'autorità greca l'ammiraglio Pettorino, che è qui, appunto ha coordinato gli interventi in tutta la mattinata di ieri, la nottata e fino ad oggi. Siamo già d'accordo che alla fine di questa, stiamo già inviando tutti i nomi, ma invierà ovviamente la lista per avere poi un riscontro e per verificare da parte delle autorità greche quanto accaduto. Fare oggi delle previsioni sul numero dei dispersi, onestamente l'ho detto anche, l'abbiamo detto insieme, al ministro greco e al c'era anche lì un gabinetto ovviamente d'emergenza del governo greco, ci sembra assolutamente prematuro. Perché credo che sia ovviamente il numero di differenza tra i 427 più gli 8 sono 435 e l'eventuale, tra virgolette, lista di imbarco che prevedeva 478. Ma già qui ci sono dei numeri ballerini, perché sono 478 o 458, sono tutti effettivamente saliti a bordo, c'è stato poi anche uno scalo in un porto, non so quale... Quindi magari qualcuno è potuto scendere, cioè noi da qui non possiamo se non mettere a disposizione delle autorità greche tutta la nostra conoscenza e il lavoro che abbiamo fatto e poi sentire dalle autorità greche eventualmente se questo numero coincide. Noi per questo ci auguriamo che non sia ovviamente quello il numero dei dispersi, poi dal mio punto di vista, ma credo dal punto di vista del governo, nessuna polemica con nessuno. Qui abbiamo fatto il possibile e l'impossibile. C'è stato solo, credo che l'ammiraglio si riferisse a questo, quando io ho detto dalle 6:30 del mattino fino alle 14:50, c'è stato solo poi un passaggio anche chiesto dal governo greco e che ci ha continuato a ringraziare, come il governo turco, come tutte le telefonate che abbiamo ricevuto, ha ringraziato il governo italiano e in particolare non il governo, i ministri, insomma, ma coloro che sono ovviamente intervenuti. Quindi sì, ma era per chiarirlo, così evitiamoci. In un momento come questo non credo che il momento sia. Però se l'ammiraglio prego ammiraglio, magari se vuole. Sì, sulla questione della lista, appunto, noi il dato certo che abbiamo è sono il numero di persone che in le varie forze qui rappresentate hanno recuperato, e quindi i 427 uomini, i due famosi cagnolini che sono stati recuperati insieme ai loro padroni, e purtroppo gli 8 deceduti. Quindi questo è il dato certo. Naturalmente noi tutti in maniera cautelativa però
ci siamo mossi partendo dalla lista che era disponibile a livello ufficiale. Quindi abbiamo voluto assumere diciamo, la maggior cautela possibile. Via via, mentre procedevamo nei soccorsi, in stretto collegamento con l'ammiraglio Pettorino, quindi il centro di coordinamento della Capitaneria di Porto, andavamo affinando e individuando sia i nomi e cognomi dei salvati e confrontandoli con la lista complessiva. E quindi con questo lavoro di costante diciamo, approssimazione successiva siamo arrivati ad avere un quadro abbastanza preciso. Qual è ovviamente il punto che è incerto? Naturalmente dobbiamo verificare, per questo che stiamo cercando ancora, per non escludere nulla, in mare se c'è qualcun altro che nelle fasi iniziali concitate della messa a mare della famosa scialuppa sia accaduto oltre a questi. Quindi questo è naturalmente il margine di incertezza. Prego. Allora, sono Patrizia Thomas di Associated Press. Anche noi stiamo un po' cercando di capire i numeri, perché abbiamo anche noi questa lista d'imbarco 478 che risulterebbe in 38 dispersi. Poi se non potete confermare capiamo. Avete confermato comunque che avete anche voi 478 come lista d'imbarco, primo. Secondo, da questione di migranti, sappiamo se c'erano, è stata qualche conferma di qualcuno che non era sulla lista di imbarco che è stato salvato? C'erano migranti illegali su questa barca, su questo traghetto? Questa è una domanda che l'ammiraglio Pettorino abbia il dato effettivo. Sì, dunque sono ovviamente in corso tutte le necessarie verifiche in questo momento. Fatto è che tra le persone recuperate ci sono dei nomi di persone che non sono nella lista. E da qui quindi la necessità di rivedere interamente tutte quelle che erano le persone che effettivamente hanno preso imbarco all'inizio del viaggio. È questo che ci mette adesso in difficoltà. Quindi, come diceva il signor Ministro, ovviamente offriremo i dati i nominativi delle persone che abbiamo soccorso al governo greco, in maniera tale che possano fare tutti i controlli e possano anche loro fornirci eventualmente i dati delle persone che loro conoscono, che sono partite e che invece a noi non risultano negli elenchi che abbiamo in nostro possesso. Messa in campo dall'aeronautica? Sì, per quanto riguarda l'intervento dell'aeronautica militare, noi ci siamo mossi da subito, perché abbiamo come istituzione dei centri di ricerca e soccorso attivi 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno, per cui fin dall'inizio siamo arrivati con l'elicottero sul relitto e devo confermare che le condizioni operative per quanto riguarda le attività elicotteristiche erano realmente al limite delle possibilità sia dei mezzi tecnici sia dell'addestramento degli equipaggi. La cosa che può confortare in termini di possibili naufraghi o possibili perdite a mare, diciamo dalle 6:30-7 in poi, quando siamo arrivati, sono abbastanza confortanti, nel senso che in quella fase le operazioni concitate erano abbastanza più sotto controllo e sono stati recuperati a mare due persone ancora in vita, per cui dal report che abbiamo degli equipaggi di volo in quella fase sembrerebbe che non ci fossero a mare diciamo grandi attività o grandi numeri di dispersi, per cui probabilmente le fasi concitate risalivano un attimino prima dopo il divampare dell'incendio. Per quanto riguarda le operazioni, e questo a beneficio di tutti gli operatori in volo degli elicotteri, ripeto, sono state molto molto marginali. C'è stata molta difficoltà nel discriminare le persone da riportare in volo e da trasportare sia a terra sia sulle altre navi, e anche e soprattutto discriminare le persone che avevano subito ferite, per cui che avevano bisogno di un recupero con l'assistenza medica e con le barelle.
La prima preoccupazione in quella fase è stata quella di spostare il maggior numero di persone dalla nave incendiata, in quanto in quel momento c'era la preoccupazione che la nave si potesse capovolgere, per cui l'intervento è stato dedicato inizialmente a trasportare fuori dalla nave il maggior numero possibile di persone. Una volta stabilizzate poi sono arrivati gli altri mezzi e c'è stata un'attività un pochino più, diciamo, chiamiamolo così, un pochino più tranquilla dal punto di vista della programmazione, con le navi della Marina che hanno dato un enorme supporto a spostare un maggior numero di persone. Per cui dal mio punto di vista devo dire che, e questo mi fa enormemente piacere, che gli sforzi che stiamo prodigando ogni giorno per l'addestramento e per dei nostri equipaggi in questo caso hanno dimostrato la validità dell'assetto diciamo aeronautico complessivo messo in campo, che ha dimostrato di poter reggere anche in condizioni estremamente estremamente difficoltose. Io vorrei anche precisare alcuni aspetti che secondo me rischiano di non essere colti appieno. Questa è una delle operazioni più grandi che ci siano verificate in questo tipo di intervento, cioè recuperare 427 persone, la maggioranza dei quali tutti a mezzo di elicotteri, con 20 che andavano intorno ai 40 nodi anche, con una nave che era sotto incendio, quindi con le fiamme che lambivano a volte anche i ponti superiori, si tratta di un'impresa che è storica, adesso al di là dei numeri precisi, delle liste, eccetera, però questo è un aspetto importantissimo. Il secondo aspetto che devo evidenziare è proprio il coordinamento. Il coordinamento che c'è stato, che ha messo insieme tutte quelle forze che sono complementari per loro natura, quindi le due componenti fondamentali della Marina, e quindi la Capitaneria di Porto, che come sapete riferisce e riporta dal Ministero dei Trasporti per quanto riguarda il soccorso, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla Marina Mercantile e alle portualità, con gli assetti della Marina Militare, che ovviamente sono molto più massicci, e le altre componenti di volo, tra cui ovviamente l'aeronautica, è stato espresso questo aspetto. Altri punti importanti sono stati quelli di aver vericellato a bordo del traghetto inizialmente due aerosoccorritori dell'aeronautica, e successivamente un aspetto determinante è stato l'inserimento di un tenente di vascello pilota della Marina, un medico della Marina e un altro operatore sanitario, con telefono satellitare. Sono stati vericellati nel pieno della notte, perché proprio per avere un contatto diretto e una visione tempestiva di quello che succedeva a bordo della nave. Sono stati gli ultimi, insieme al comandante della nave, al quale va il mio saluto deferente come vecchio marinaio, per avere appunto con grandissima dignità svolto il suo lavoro, è andato via per ultimo, come un comandante deve fare, e questo è stato l'altro aspetto importante. E infine la presenza della nave anfibia, che ha effettivamente consentito di velocizzare enormemente il numero dei trasferimenti. Il trasferimento medio prima era di circa 5-6 persone per elicottero. Di notte, intorno alle 2, è cominciato a esserci la possibilità di trasferire 20 persone per elicottero e H101. Questo ha consentito di fare questo grosso balzo avanti nei numeri. L'ultimo trasferimento è avvenuto, il comandante con i 3 del Rescue Team della Marina, a circa 7-8 miglia dalla costa albanese. Quindi questa è stata un'operazione, devo dire, un case study secondo me, dove ognuno ha giocato la sua parte senza eccedere, rimanendo ognuno nelle sue specifiche competenze, però lavorando veramente in maniera efficacissima insieme. Prego. Buonasera, Maurizio Gallo, Il Tempo. C'è qualche elemento per sapere quali sono state le cause dell'incendio, le origini? Già, si può dire? Alessandro Farrugia, del Quotidiano Nazionale. Ho una domanda per l'ammiraglio Pettorino, che ha gestito l'emergenza. Volevo avere una sua valutazione sull'operato del comandante della nave e dell'equipaggio della nave. Grazie.
Le condizioni in cui il comandante e l'equipaggio della nave hanno operato erano condizioni limite, come avete sentito, un grosso incendio che ha costretto il comandante a far salire tutti i passeggeri ai punti superiori, perché i punti inferiori erano invasi dal fumo. Si è trattato di gestire anche tutte quelle persone, ovviamente sotto un tempo cattivo, la nave in balia delle onde. Se ci sono stati quindi dei momenti di difficoltà sono assolutamente comprensibili. Il comportamento comunque che hanno avuto, da quanto rileva per le operazioni svolte, non dà adito a nessun rilievo. Stefania Squarcia, TG2000. Sono confermate le voci sui problemi tecnici alla nave, anche in seguito all'ultimo controllo e l'ispezione che era stata effettuata? Abbiamo letto anche noi, appunto, nella giornata di oggi, appunto, tutte le osservazioni riguardo all'ispezione che si è effettuata nel porto di Patrasso. Credo che da questo punto di vista, se l'ammiraglio Carlone, se va da dei dettagli, è utile anche sotto questo aspetto della Capitaneria di Porto. Sì, buonasera, sono l'ammiraglio Carlone. Per quanto riguarda questo aspetto, la nave era stata ispezionata il 19 dicembre nel porto di Patrasso. Gli erano state individuate 6 deficienze, di cui 2 immediatamente risolte, quelle diciamo maggiori, mentre altre 4 di un livello abbastanza tenue. Gli è stata prescritta la soluzione in 14 giorni, quindi la nave era pienamente efficiente. Il fatto che le autorità greche abbiano dato l'autorizzazione alla partenza significa che la nave rispondeva a tutti i requisiti. Le 2 maggiori deficienze che era stata riscontrata riguardava una porta tagliafuoco che non aveva una chiusura perfetta, è stata risolta appunto prima della partenza, e tra l'altro riguardava un'area della nave che non è stata interessata dall'incendio, mentre un altro inconveniente riguardava una leggera fuoriuscita di acqua in una zona in cui veniva pressurizzata, che tra l'altro anche lì non aveva non ha avuto nessuna rilevanza con l'incidente. Quindi, ma soprattutto ritengo che sia importante precisare che la nave era perfettamente in ordine, tenuto conto che le autorità greche hanno rilasciato l'autorizzazione alla partenza. Grazie. Liam Maloney del Wall Street Journal. Si sa dove andrà la nave una volta finita l'operazione? L'operazione di soccorso è terminata alle 14:50 di oggi. La nave è stata affidata all'armatore perché poi decida dove destinare la nave. Attualmente l'impresa Smith di salvataggio olandese è sotto bordo la nave e tenta di procedere al rimorchio della stessa verso un porto stimato del nord Adriatico. L'amministrazione marittima non è intervenuta nella scelta perché il destinatario è una diffida per la tutela dell'ambiente, è l'armatore e quindi il comandante della nave. Allora a loro tocca individuare le soluzioni migliori che noi esaminiamo, analizziamo e valutiamo affinché la nave in sicurezza lasci le acque albanesi e diriga verso un porto presumibilmente individuato, come dicevo, nel nord Adriatico. Le posso solo dire che un elemento che caratterizza poi l'attività che noi svolgiamo come polizia giudiziaria è la rimozione dal bordo del VDR, la scatola nera, che permetterà poi all'inchiesta penale ed amministrativa, nonché all'organismo investigativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di andare a cogliere la vera essenza della causa dell'incendio. Grazie. Prego.
Solo una piccola domanda pratica e organizzativa. Il San Giorgio dove si trova in questo momento e in quale porto sta andando? Quando possiamo aspettarlo? Il San Giorgio si trova nelle vicinanze ancora del traghetto. Il traghetto, come sapete, è alla deriva e quindi il San Giorgio sta continuando a ricercare gli eventuali persone disperse in mare, sia con i suoi elicotteri che con anche i suoi gommoni da oceanici. Vicino c'è anche il della Pen. Per quello che riguarda il porto di destinazione, questo ci verrà comunicato e lo stiamo concordando con l'ammiraglio Pettorino. Quindi questo via via viene definito. Il trasbordo poi delle persone potrebbe anche avvenire a mezzo elicotteri, quindi parte dei naufraghi sono già per esempio su nave della Pen, che a sua volta ha un ponte di volo. Quindi progressivamente verranno portati a terra. Se permettete permettiamo di ricordare il numero di telefono per chiunque, abbiamo dato dei numeri sui passeggeri salvati anche delle diverse nazionalità, compreso le 22 passeggeri italiani, fuori dai 22 membri dell'equipaggio, quindi sono 22 membri dell'equipaggio italiani più 22 passeggeri italiani. Il numero a cui chiedere informazioni è 06 5908 3426, 06 5908 3426. Grazie. Bene. Grazie. Oh, ma da parlare sempre. Vale la risposta che abbiamo dato prima. Per quanto riguarda i dispersi, dobbiamo... No, i dispersi, io dicevo, degli identificati corrispondono a quelli che avevamo nella lista. Non sappiamo quanti italiani si sono imbarcati, quindi non sappiamo se il numero... Cioè, se non abbiamo la verifica certa della lista degli imbarcati, cioè di quelli che effettivamente sono saliti a bordo, non possiamo ovviamente verificare se i 22 italiani passeggeri sono tutti i 22 italiani, certo, che si sono imbarcati, o se ne sono imbarcati 25, 26, 22, 23. Ecco, questo. Però quei 22 ce li abbiamo tutti. Quei 22, sì, i 22 italiani, per questo abbiamo ridato il numero, eccetera, sono il numero di italiani identificati passeggeri che abbiamo salvato. Quindi ci sono ovviamente nome e cognome e delle persone che abbiamo salvato. Bene. Ah, prego. Sono Riccardo Rincieri, direttore dell'agenzia di stampa Roma 2000. Volevo complimentarmi con lei, signor Ministro, per la complessa operazione che è stata operata. Siete veramente stati bravi, e bravissimo, diciamo, e anche il nostro Ministro della Marina Mercantile, dico bene? Si chiamava così una volta. Siamo nel 2014 e grazie di cuore. Grazie mille. Buon lavoro e grazie per come avete seguito ovviamente in questi giorni quello che è accaduto.